Il Pineto vince di misura a Castelfidardo e continua il sogno playoff. Il Castello si è battuto alla pari, avrebbe meritato un risultato positivo, ma è stato punito dall'ennesima amnesia difensiva di questa stagione. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento per il decennale del terremoto che ha colpito l'Aquila. L'inizio è del Pineto, che già al sesto si rende pericoloso con un cross di Esposito che crea qualche apprensione alla difesa di casa prima che la palla giunga tra le braccia di Barbato. All'undicesimo è ancora Pineto, corner di Marianeschi con Barbato che allontana di pugno. Al diciassettesimo, imbucata ancora dello scatenato Marianeschi per Tomassini che a tu per tu con Barbato si fa restringere il tiro dal portiere. Al diciannovesimo ci prova ancora Marianeschi, ma Barbato respinge di pugno. Venticinquesimo, corner dalla destra, colpo di testa di Orlando sul fondo. Al trentaduesimo si vede per la prima volta il Castelfidardo con una percussione centrale calabrese che arriva davanti a Sciba e para in due tempi. Il 34esimo ancora Castello, grande occasione per i padroni di casa con Piggini che arriva a tu per tu con Sciba che gli sbarra la strada, poi Calabrese è anticipato da Pepe al momento della conclusione. Prima dell'intervallo, al 41esimo tentativo di Della Quercia respinto in tuffo da Barbato, poi Tomassini anticipato in corner. Nella ripresa, al secondo corner Della Quercia dalla destra, colpo di testa di Tomassini e Barbato manda in angolo. Dal corner tiro a botta sicura di Orlando che viene respinto dalla difesa. All'ottavo Radi sbaglia un passaggio a centrocampo, parte Ciarcelluti in contropiede ma il tiro finisce sul fondo. Ventesima punizione di Radi dal limite con Sciba che para a terra. Ventiquattresimo cross di Caruso per Severini ma il pallone viene deviato in angolo e quando sembra verificarsi il pareggio al 33esimo arriva il gol decisivo. Punizione dal limite, Pietrantonio serve a Maddio, cross dalla destra in mezzo dove a pochi centimetri dalla linea Di Rocco mette dentro e questa in pratica è l'ultima emozione del match con il Pineto che conquista tre punti importantissimi e il Castelfidardo che è a pochissimi centimetri dal baratro della retrocessione. Però come avevo detto i ragazzi nel calcio le partite già vinte in partenza non esistono. Sapevo che oggi potevamo avere delle difficoltà, dovevamo avere pazienza e convinzione. Forse abbiamo giocato un po' meglio il primo tempo dove lo sviluppo è stato migliore e abbiamo concluso, ma Castelfidardo ha difeso bene, diciamo, e poi il secondo tempo un po' abbiamo perso un po' di equilibrio in campo, fortunatamente uno schema di calcio piazzato ci ha permesso di portare i tre punti, e era quello che volevamo, i tre punti già, gli addetti lavori li avevamo messo già in classifica, quindi vincere quando tutto è scontato non è mai facile, ci interessava portare a casa un risultato positivo, l'abbiamo fatto, sicuramente la prestazione possiamo farla migliore di quella di oggi, anzi l'abbiamo fatta anche in precedenza. Obiettivo dopo l'ultima sosta era di giocarci queste 8 partite finali come un girone di qualificazione per entrare nelle 4 che si giocano i playoff. Sì, è una partita molto equilibrata, loro hanno sfruttato una nostra ingenuità sul calcio di punizione, hanno fatto lo schema, noi non siamo stati svegli a capire la situazione. Però nell'arco dei 90 minuti penso che sia stata una partita molto equilibrata dove potevano vincere loro, che hanno avuto più predominio del campo, però noi in tre quarti di partenza potevamo far male, soprattutto il primo tempo. Le partite ce le stiamo giocando, pur giocando con 6-7 under, siamo in mezzo al campo, equilibrati, cerchiamo di dare il massimo. È normale poi alla lunga la qualità esce fuori e l'avversario, avendo in panchina anche giocatori importanti, fa la differenza.